Molto bene. Keshet, questo boss è il più difficile dei Soul Keeper. Forse tra i più difficili, non so se è il più difficile, comunque sicuramente tra i più difficili. Allora, questo boss ha tre fasi. Una prima fase dove colpisce solamente. Arrivato verso metà vita circa, inizia una seconda fase dove colpisce e in più fa una specie di pozza a terra dove esce uno spuntone e vi colpisce se non lo schivate. Quindi va assolutamente schivata. Nella terza fase continua a colpire, fa lo spuntone e dopo ogni spuntone, proprio quasi immediatamente, fa l'earthquake, una sorta di terremoto che poco prima che finisca la barra grigia, che non si può bloccare quella sua abilità, bisogna fare un salto, quindi bisogna fare un colpo di spazio per evitare il terremoto. Ora ve lo illustro mentre lo faccio. Questa è la prima fase, si limita semplicemente a dare dei colpi melee, quindi dei colpi con quegli artigli che si ritrova. Ecco, ora inizia dalla seconda fase, ha cominciato con gli spuntoni. Continua gli spuntoni, si schiva con l'abilità che avete tutti per poter schivare, tutti i personaggi ce l'hanno. Si schiva di nuovo. Ancora la terza fase non c'è. Dovrebbe avvenire circa verso un quarto della vita. O poco più. Ecco qua, mi ha fregato. Va bene, fa niente. Comunque, come vedete, è iniziata la terza fase. Ogni tanto fa quel bug che tu salti e te lo lancia dove che salti, quindi magari non bisogna saltare subito. Ecco, perfetto. Vedete, ho fatto il jump e non ho subito il danno dell'earthquake. Niente danno. Quindi diciamo che se lo si esegue in maniera certosina o meticolosa o come vi piace più a voi, alla fine è molto semplice. Ecco, sì, diciamo che c'è questa quarta fase dove lui continua a fare gli spuntoni, fa l'earthquake che bisogna sempre saltare e poi fa lo spawn di questi mob. Mob che però bisogna totalmente ignorare, quindi non è inutile che perdete tempo a colpirli,
e a tentare di fargli del male, perché tanto poi lui ne ha fregato, ne spawnerà un sacco. Mi sono distratto un attimo e ho perso il ritmo, però insomma va bene così. Sti miss proprio non si possono vedere. Ok. Questo è il boss sostanzialmente. Oh, ah, lo stormo, guarda, vaffanculo. Vabbè. Sempre buono perché comunque avevo i Dextros, ora c'ho questi. Quindi è ottimo. Niente, un cesso di stavisi, allora rollare di merda, vabbè, non importa. Comunque, questo è il succo di questo boss. È molto, alla fine è molto semplice anche lui. Solo che bisogna stare attenti a determinate cose.